La Bulgaria è senza dubbio il leader mondiale nella produzione dell'olio di rose. Ogni anno vengono prodotte circa 2 tonnellate di olio e il 95% di tale quantità viene esportato. I produttori di rose nel paese ammontano a oltre 2.000. Contribuiscono a produrre tra il 70 e l'80% della quantità totale di olio di rose prodotta nel mondo. L'olio di rose è un prodotto che ha reso famoso la Bulgaria. È ricco di sostanze i cui effetti e benefici unici sull'organismo sono molto apprezzati. Grazie alla qualità dell'olio bulgaro derivato dalle rose, è l'olio di rose più costoso al mondo e la parte predominante della produzione viene esportata. Si ritiene che le rose abbiano la loro origine nel sud della Cina e siano state importate in Bulgaria attraverso la Persia, ora Iran. Al giorno d'oggi la rosa damascena è un noto tipo di rose bulgare che producono olio di alta qualità. Le rose vengono piantate a novembre, dopo il secondo anno si sviluppano gli organi riproduttivi della pianta. Dopo un periodo di 8-10 anni la resa della pianta diminuisce, anche se con una buona cura può durare fino a 30 anche 40 anni. Sono necessarie cure annuali regolari come la potatura, la lavorazione del terreno circostante e la concimazione. L'area delle piantagioni di rose in Bulgaria ammonta a 1300 ettari. La maggior parte di loro si trova nella Valle delle Rose, dove il terreno è propizio, con una pletora di humus e con le altre condizioni contribuiscono al miglior ambiente possibile per la coltivazione di rose. Secondo fonti storiche tedesche, l'acqua di rose iniziò a essere derivata tramite distillazione nel 1680. La distillazione era doppia e l'acqua ottenuta aveva un forte profumo. Tuttavia altre fonti citano la vendita di acqua di rose nel 1650 al mercato in Turchia. A quei tempi le rose venivano coltivate nelle città che continuano ad essere il centro dell'industria delle rose, Kazalık e Karlovo. Fu allora che il nome di Rose Valley fu dato a tutta l'area adiacente alle pendici meridionali della catena dei Balcani. I visitatori di Kazalık dovrebbero visitare il Museo delle Rose, un museo unico di questo tipo per tutto il mondo. Lì possono apprendere affascinanti informazioni della storia delle rose e sull'industria delle rose bulgare. Ciò che ha aiutato notevolmente a ottenere olio di rose e acqua attraverso la distillazione è stata l'esperienza dei bulgari nella produzione di brandy. Il metodo di produzione del brandy è stato migliorato per ottenere attrezzatura per la doppia distillazione. L'olio derivato in questo modo è in quantità maggiore e vanta anche un profumo duraturo e lunga vita. Al giorno d'oggi è giustamente chiamato l'oro liquido della Bulgaria. Ci vuole una moltitudine di petali, oltre 1000, per produrre un solo grammo di olio. È preferito e utilizzato da rinomate aziende di cosmetici e profumeria che apprezzano la sua qualità superando la qualità delle sue controparti, prodotte in Turchia, Cina, India e Marocco. Il periodo giusto in cui le rose iniziano a fiorire è circa la terza settimana di maggio. La durata del periodo è fino a 3-4 settimane, a seconda delle condizioni meteorologiche specifiche. La regola pratica è individuare la prima gemma che si forma nella trama, quindi la raccolta dei petali di rosa può iniziare in circa 40 giorni. I boccioli saranno sbocciati, o almeno le loro foglie esterne si saranno aperte. Quindi al momento giusto inizia la raccolta dei petali. Continua fino a quando tutti i petali si sono distaccati. Il metodo per staccare i petali è fondamentale ed è pizzicarli proprio sotto la base. Ogni giorno la raccolta dei petali inizia la mattina, molto presto, all'alba, deve finire entro le 9:10 perché a quel punto la rugiada è ancora sui fiori. I petali vengono raccolti in ceste e poi trasferiti in sacchi per essere trasportati in distilleria. Il peso di ogni sacco è di circa 25 kg. Il trasporto viene effettuato il più rapidamente possibile per iniziare la lavorazione subito dopo aver ricevuto la quantità di petali, perché l'olio eterico inizia ad evaporare da essi. Il periodo massimo della raccolta fino all'inizio della distillazione è di 15 ore.